Sei pronta per questa intervista tripla? Ovvio. No. Prontissimo. Fammi un urlo prima di iniziare. Come ti chiami? Sara. Mamma. Valentino. Soprannome? Amore? Il tuo soprannome. Sara. Mamma. Bise. Vale Bise, Bise, Bise. Quanti anni hai? Cri cri, 26. Mamma. 30. A marzo 31. La parola che dici più spesso? No, vabbè. Mamma. Boh, non lo so. Il giorno più bello della tua vita? La nascita di Martino, la nascita di Kevin e quando mi hai chiesto di sposarmi. Allora, senza dubbio la nascita di Martino, la nascita di Kevin, il giorno della proposta in Egitto è stato un giorno che deve ancora arrivare. Il 7-7 sarà un altro giorno più bello della mia vita. La prima cosa che fai al mattino? Mi lavo i denti? Mamma! Ma bibi? L'ultima cosa che fai la sera? Buonanotte, amore, i bracci? Mamma! Mi tolgo i capelli di Sara che mi butta in faccia, l'abbraccio. E poi aspetto che si addormenta e gioco alla play. Se potessi scegliere, che animale vorresti essere? Falco. Bambino. Ti dirò un animale marino per andare a esplorare tutti i misteri che si celano nell'oceano, nelle oscurità dell'oceano. Il tuo cibo preferito? Lasagna. No. Tutto quello che mi cucina Sara. Come fa il cane? Woof woof! Bau bau! Bau bau! Aspetta, perché faccio il cane come lo fa Mamo? Woof woof! Woof woof! Il gatto? Miau! Miau! L'elefante? Questo l'ho imparato da Mamo. Io prima di conoscere Mamo non sapevo assolutamente il verso dell'elefante, ma Mamo ci ha insegnato che l'elefante fa La proboscide stava per quello. L'asinello. I-o. I-o, i-o. La mucca. Madonna, che baccone. La rana. La pecora. Bene. E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Tu, 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 tu. Il coccodrillo come fa? Ta, 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 ta. Solo Mamo lui lo sa. Ta, 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 ta. Non si sa. Penso però il coccodrillo faccia tipo il dinosauro e la tigre. Però scrivetecelo voi nei commenti come fa sto coccodrillo. Fatecelo sapere, grazie. Fai un bel sorriso. Sì. Facci vedere la lingua. Bevanda preferita? Tè al limone o alla pesca, dipende tra come. Tra Coca-Cola, se la battono. Il tuo giocattolo preferito? I giocattoli quelli mini, minuscoli, tutta roba minuscola, tini. La PlayStation la inseriamo come giocattolo? Sì. Come fa la tigre? Come fa il dinosauro? Come fa il dinosauro? Il dinosauro è simile alla tigre, ma... Facci vedere con le mani quanti anni hai. Semplice. A ripetizione. Toccati i capelli. No! Toccati il naso. Toccati un occhio. Toccati la bocca. Qual è la prima parola che ha detto Martino? Mamma. 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 Anche questa intonazione.
Se vincessi 10 milioni di euro, come li spenderesti? Sono troppi. Questo è un problema, cioè questa è una domanda veramente difficile in realtà. Quando è troppo non sai come... Magari una parte li spenderei io per me stessa e Vale per farci dei viaggi e tutta l'altra parte la lascerei ai miei figli. Idi! Mamma! La mamma! Allora, con 10 milioni di euro sono tanti, quindi esaudirei tutti i sogni che posso avere, quindi mi toglierei tantissimi sfizi e poi sicuramente li userei per il futuro dei miei figli e sicuramente per viaggiare in tutto il mondo con Sara, col nostro zainetto, come piace lei, uno yacht, una Ferrari, una casa di extra lusso con una piscina incredibile e i maggiordomi che con la palma mi coprono dal sole, però oltre a questo nient'altro. Come ti immagini Martino fra 20 anni? Alto, biondo, con una donna, magari dei bambini. Sì, dai, felice. E vicino a me sempre. Pieno di donne! Pieno di donne! Tutte le space femminiliane avranno 30 anni, tutte che lo corteggiano. E io che devo fare la selezione. E Sara che mi butta fuori da casa. Canta tanti auguri a Martino. Tanti auguri a mamma. Tanti auguri a mamma. Tanti auguri a Martino. Tanti auguri a te. E la torta a me. Fai un balletto. Tikita e tikita e tiki 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 tiki. E tiki tiki tiki. A che tal primo bacio? Allora, se devo contare quello della materna che mi ha preso e mi ha baciato, da, cioè, se non devo contare quello, da 13. Allora, mia mamma mi disse che una bambina senza mio consenso mi baciò all'asilo. Però bacio che me lo ricordo intenso, bello, passionale, seconda media, aveva l'apparecchio, un trauma bruttissimo, non mi è piaciuto assolutamente. Cioè intendo bacio non a stampo, bacio no. Con l'apparecchio. Ti scappa la pipì? Pipì! No, o forse sì. No, adesso no, questo preciso istante no. Lascia un messaggio per il Martino del futuro. Ti amo, amore di mamma, e ti amerò sempre. Martino del futuro, se starai guardando questo video, significa che esiste ancora YouTube, prima di tutto. Non so in che modo tu starai guardando questo video, magari con una realtà aumentata, su uno schermo. Non lo so che tecnologia ci sarà. Il modo in cui lo vedrai alla fine non è importante. L'importante è il messaggio che papà di 30 anni ti manda e stai vicino a mamma e papà. Ascoltali, che i consigli che ti danno sicuramente potranno esserti utili, poi fanno per il tuo bene perché ti amano. E mi raccomando, sii felice e trova la tua strada, qualsiasi essa sia. Qualsiasi strada tu voglia percorrere, io sarò dalla tua parte, qualsiasi. Saluta tutti e chiudi questo video. Ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Lascia like. Iscriviti al canale.